Ciao ragazzi, domenica 26 luglio, sono tornato praticamente da un giorno dalla Toscana e adesso mi sto per trovare con Stefano e un altro suo amico e andiamo a fare una via in montagna. Luz, sono partito, tra 20 minuti sono lì. Allora siamo arrivati agli attacchi della via, dovrebbe essere formata da tre tiri, difficoltà fino al sesto grado. Orme dei Caini, vi faccio vedere l'attacco. Il primo spit è lì, si sale per questa specie di diedro, vediamo cosa salta fuori. Partiti! La partenza è bella imboscata, ha iniziato da primo di cordata Omar, essendo lui l'apritore della via, ci farà strada oggi. Si parte! No. Adesso in teoria sono da fuori adesso proprio chi che te è tutta ledera che non te vedi un cazzo. Adesso faccio un po' un manettone, speriamo che il tegna. La vedo bene. Ma vai, sto a partire. Goditi quei passaggi lì di...
migliore quasi da scavettare sto. Questo te romperà manco i coglioni adesso. Sì, perché tanto che in bocca. No, banana. Dove mi metto lì? Io. Se ti caffè da qua sopra e se no ti metti là. Se tu buon, fermate. Sento come mettete da un biscottone. Boh. Sì, con tutto. Beh, tieni in piastrino finché non arrivo lì da sola. So a posto. Vabbè, tizi qua in piastrino. E dal primo tiro siamo riusciti ad uscire in qualche modo. Passaggi iniziali su dietro molto duri. Soprattutto perché la parete di destra era occupata da un eder arrampicante immensa. Adesso stiamo affrontando il secondo tiro, speriamo sia un po' meglio. E si parte per il secondo tiro. Vorrei dire che abbiamo un onore non da poco, abbiamo la guida, quello che Gaverto è italiano. Abbiamo no, e aspetta che rifasso. La guida della Val d'Adige. Da notare che abbiamo la guida della Val d'Adige, colui che ha aperto questa via. Non mi taglio di altro. Omar. Sì, sono un adolescente e sono stato portato alla perdizione da questi ragazzi. Andiamo in giro. Thank you.
anche per oggi è andata. Abbiamo appena finito le calate, alla fine prima la videocamera si è spenta poco prima di iniziare a calarci e quindi non sono riuscito a riprendere niente delle calate. Comunque è andato tutto bene, la via è stata molto bella, una via che praticamente non viene fatta quasi da nessuno perché il posto è parecchio imboscato. Comunque se qualcuno volesse venire a provarla, la via si chiama Orme dei Caini e si trova ad Avio di Trento. È una via di tre tiri, la lunghezza si aggira intorno ai 100-150 metri più o meno e la difficoltà si aggira intorno al sesto grado, che il passaggio più duro si trova al terzo tiro su un diedro, però guardando bene gli appigli e gli appoggi si trovano, quindi si riesce a passare. Spero che il video vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa via. Io come sempre vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!